Buongiorno ragazzi, finalmente nuovo vlog. Sono passati un po' di giorni dall'ultimo vlog. Nel frattempo avete visto la Broccoli Challenge. Mannaggia voi, mannaggia, mi avete fatto soffrire tutto un giorno. Non scherzo, devo dire che i post broccoli sono stato abbastanza bene tutto il giorno senza nessun problema. È stato solo duro mandarli giù perché facevano veramente schifo, quindi vi odio. Prepariamoci per la prossima challenge. E intanto continuiamo a fare vlog, a vedere un po' di, a mandare un po' di contenuti, spero interessanti. Comunque oggi bellissima giornata, come sempre. Sta uscendo un po' di sole, finalmente. Vedete? E a parte la mia faccia, oggi sono andato a fare cardio. Ho aumentato il volume di cardio. Poi ho fatto prima corpo libero, circuito di addome di 40 minuti qui a casa. Ora si sono fatte quasi le 10 e mezza e devo andare a lavarmi perché vedete sono ancora in tuta, sono ancora in con la maglia. Ora aspetto mio fratello che si sta lavando, poi vado a lavarmi e oggi nuova colazione. Non ho proteine in polvere per fare il pancake, farò una nuova super colazione con... Non ve lo dico. Mi lavo e ci vediamo con la super colazione. Everything I've done, everything I've made. Flip full circle, now I go a different way. And I took my pain and I threw it away. And now you always see Benny with a smile on his face. Attitude awesome, mindset positive. Went downhill, but now I'm doing the opposite. Now remember, I was choking under pressure. Now everything I do, I'ma do one better. And way back, it was nothing but a dream. Something that I couldn't reach. Don't try, you'll be let down. No way, care less what you say. Just have a little faith, one day you'll be so proud. All you gotta do is believe, even if it means leaving where you came to be. And I won't forget the place I started, but where I'm gonna be ought to be uncharted. No words, my tears won't make any room for mourning. Don't hurt like anything I've ever felt before. This is no broken heart, no familiar scars. This territory goes uncharted. I can't fight the feeling I gotta let go. Touchdown, see me in the end zone. In a different time zone, wanna catch sleep. No luck staying up cause I'm antsy. I wanna look and see the places that I haven't yet. I wanna go and meet the people that I haven't met. Get linked to a way better network. Work hard so I'm bumping up my net worth. When you see me I'm riding my own path. I'm hoping I don't crash. It's making me have a flashback. Buoni buoni French toast ragazzi, provateli. Veramente spettacolari, erano almeno 5-6 mesi che non li facevo, veramente tanto tempo. E io ne ho approfittato stamattina. Comunque, tornando a noi, oggi non vi farò vedere il pranzo perché è veloce veloce, sempre solite patate con orata e funghi, ragazzi, cotte sempre con la solita cipolla, standard, obbligatoria, mettetela sempre quando fate il pesce, specie quello grasso perché così la cipolla dà quel tocco in più. Comunque sono andato a fare la spesa all'Iperfamilia dove non mi fanno filmare e prima di andare a pranzo, prima di sto aspettando mamma, vi faccio vedere cosa ho comprato perché oggi ho qualcosa di diverso. Le solite patate, quindi niente di diverso qui, 3 kg, le uova, lo yogurt, questo è quello che utilizzo solitamente magro per fare i pancake. Abbiamo dei funghi, dei soliti finocchi, poi ho comprato i cornflakes, questi qui, valori non male, hanno, non si legge, comunque hanno 81 grammi di carboidrati, eccoli qui, no, non si legge. E poi ho comprato i Coco Pops Riso Choc per mio fratello fondamentalmente. Sono altri cereali per la colazione. Vi dicevo, ho comprato i cornflakes perché mi è venuta voglia di fare un post workout a latte e cereali. Perché io sono stranamente intollerante, credo. Cioè, non sono intollerante al lattosio. Però lo yogurt mi dà fastidio. Ma mi dà fastidio anche lo yogurt vegetale. La mozzarella mi ammazza proprio. La Philadelphia Balance mi ammazza proprio. Però il latte non mi dà nessun problema.
Non so perché, ovviamente non a alte dosi. Ora stacco, vado a pranzo e perché devo preparare tutto e noi ci vediamo direttamente oggi pomeriggio. Orario spuntino, ragazzi, 5 e mezza. Io di solito faccio lo spuntino 5 e mezza, sai, quando sono a casa, perché è quell'ora che mi viene su per giù il languorino. Oggi ho passato una giornata di studio e non ho fatto fisiologia oggi, mi sono voluto ripassare e rivedere un po' il metodo distribuito di Gruzza, che vi consiglio a tutti, ragazzi. È un libro che, se volete imparare bene un po' i concetti che stanno dietro la programmazione in palestra da un punto di vista di allenamento della forza, secondo me è uno dei migliori libri che ci sono, almeno scritti da autori italiani. Ora, prima di andare a fare lo spuntino, però ci tenevo a farvi vedere una cosa, perché inaspettatamente mi è arrivato il pacco di MyProtein che doveva arrivare domani, quindi facciamo un unboxing velocissimo. Nel pacco non mi ricordo cosa c'è, c'è poca roba comunque, ma ve lo faccio vedere comunque. Quindi andiamo a fare questo unboxing. I integratori non sono tutti miei. Allora abbiamo creatina monoidrato, CreaPure. Questa è uno dei pochi prodotti che compro da MyProtein, la ritengo molto buona. E la creatina la ritengo uno degli integratori principali. Poi per me abbiamo le Impact Whey isolate, senza gusto, perché quando prendo le proteine le prendo sempre neutre, dato che ci faccio solo i pancake, 2,5 kg basteranno. Poi, non per me, ho delle altre Impact Whey gusto cioccolato bianco e ho i brownie proteici, che non sono per me, sono per la mia amica Valeria. Questo è l'ordine, veloce veloce. Mi sono arrivate le proteine, quindi domani mattina probabilmente vedrete dei pancake. E ora, ragazzi, vado a fare questo spuntino perché il languorino sta sempre salendo. E noi ci vediamo stasera, penso con la cena, quando andiamo a mangiare da papà. Piselli, pomodori secchi e tacchino, niente di che, con le solite gallette cotte al microonde, ragazzi, con l'olio sopra, uno spettacolo. Che ve lo... Basta, mi è venuta fame, andiamo a mangiare. Ragazzi, spero l'avete vista. Broccoli Challenge, già l'ho messa, è online da mezz'ora e mi sono arrivati tantissimi messaggi su Instagram e mi hanno chiesto come ho fatto. Beh, come ho fatto è semplice: metti il broccolo in bocca, mastichi, anche se fa schifo, lo provi a mandar giù. Fortunatamente ce l'ho fatta, senza vomitare e soprattutto senza effetti collaterali durante tutta la domenica, perché credevo che ingerendo tutte quelle fibre da un broccolo crudo gigante che non entrava nello stomaco avrei sofferto di qualche disturbo. Comunque, fortunatamente no. Poi, ora stavo vedendo il programma che ho domani di allenamento, che vedrete. Ho lento avanti, Arnold Press, alzate laterali in super serie con delle alzate in isometria, un po' complicato a mezzo rom, stacchi, pulley e altre super serie per il dorso. Quindi un allenamento bello intenso, durerà più o meno 1 ora e mezza, 2 ore. Ora, io chiuderò la clip di questo mio giorno off e ci vedremo direttamente con l'allenamento di domani e poi con il post workout. Non chiedetemi cos'è, che non lo so nemmeno io. Quindi ci vediamo domani. Just run away with me, darling. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get.
ragazzi, che dire? Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Bellissimo allenamento, l'avete visto? Questi nuovi allenamenti che sto facendo mi piacciono davvero tanto perché sono lunghi, cioè molto voluminosi, durano circa un'ora e mezza, un'ora e 45. Avete visto un po' di clip varie. Ovviamente non monto tutti gli esercizi di seguito perché secondo me sarebbe abbastanza noioso, però posso dirvi che c'erano sia dei 5x8, sia dei 4x12, sia delle serie in super serie, in triset, varie tecniche di intensità. Ho cercato di comunque di fare una clip abbastanza, diciamo, movimentata. Sto cercando di migliorare molto l'editing, ma non è una cosa facile, ma pian piano, come tutte le cose, ci si arriva. Ora sono tornato a casa, oggi sono solo, sono le 10 quasi e mezza, diciamo, e dopo un bel allenamento voluminoso la fame è tantissima. Quindi ora, senza perdere tempo, pancake alle farine di castagne, come sempre, con delle fragole dentro, quindi cioccolato, castagne e fragole. Senza perdere tempo procediamo alla preparazione, anzi vi faccio vedere direttamente la cottura. Via col pancake. Everything I've done, everything I've made. Flip full circle, now I go a different way. And I took my pain and I threw it away. And now you always see Benny with a smile on his face. Attitude awesome, mindset positive. Went downhill, but now I'm doing the opposite. Now remember, I was choking under pressure. Now everything I do, I'ma do one better. And way back, it was nothing but a dream. Something that I couldn't reach. Don't try, you'll be let down. No way, care less what you say. Just have a little faith, one day you'll be so proud. All you gotta do is believe, even if it means leaving where you came to be. Immagino cosa state pensando. Se mi conoscete bene avete già capito la situazione. È tardi, è sera, e questo video è andato un po' così. Perché? Perché ogni tanto durante la settimana mi capitano questi momenti. Proprio crash fisico. Devo trovare una soluzione. Comunque, a parte questo, mi scuso con voi se questo vlog sarà un pochino così casuale. Stavo vedendo un po' di tutorial del project per approfondire quelle che sono le tecniche di squat, panca e stacco, perché ora vi spiego un po'. Vorrei innanzitutto migliorare in questi mesi, in questo anno, la tecnica di esecuzione e concentrarmi molto 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 sulla tecnica, seppure nella mia palestra sono al momento un po' svantaggiato, in quanto sia panca che stacco non mi permettono di fare un'esecuzione partendo da una setup ottimale. Oggi ho pranzato, ho fatto patate dolci, come vi dicevo, con ketchup, con merluzzo e broccoli. Il ritorno dei broccoli, non li mangiavo da 4 giorni, sapete il perché. Se non avete visto la challenge dei broccoli ve la lascio qui e nel link in descrizione. Poi ci tenevo in questo video dirvi una cosa, perché mi arrivano dei messaggi su Instagram dove mi si chiede quanto tempo ci si mette ad arrivare a un risultato, come si arriva ad avere magari l'addome definito, come si arriva ad alzare un massimale di 150 kg di squat, di stacco, di panca, seppur io non faccio powerlifting. E ragazzi, se avete scelto la strada del fitness, del miglioramento della composizione corporea, dovete capire che è un percorso a lungo termine, ma un tempo lunghissimo. Si parla di anni, anni e anni per raggiungere quelli che sono i vostri massimi risultati, perché ci sarà sempre qualcosa che possiamo migliorare. Così come un'alzata non sarà mai perfetta e potremmo avere sempre un margine di miglioramento tecnico, così da un punto di vista della composizione corporea possiamo sempre diventare maggiormente qualitativi. Quindi godetevi il percorso e arriverete al risultato. Se volete tutto e subito, ragazzi, cambiate sport, ma non credo ci siano sport che danno soddisfazioni nell'arco di 2-3 mesi o ancora di più in 3-4 settimane, perché vi giuro che a volte mi arrivano messaggi dove mi dicono: guarda, mi alleno da 4 settimane e giuro mi arrivano e ancora non vedo risultati. Quindi vedere i risultati in 4 settimane rispetto al fisico che volete è un bel po' complicato.
ci vuole Mago Merlino, credo. A parte questo, vi volevo chiedere un aiuto sui prossimi vlog, visto che molti vlog che anche se faccio su 2 giorni magari sono non sono così ricchi di contenuto e sono magari troppo lunghi, volevo dai prossimi video creare, oltre alla rubrica alle ricette della web che parte questa settimana, volevo creare un vlog che sia fatto proprio a vlog, dove magari vi do il mio punto di vista su qualcosa, e un video a settimana dove lo faccio proprio in modalità full day of eating. Ora io mi finisco di vedere i tutorial e poi stasera, perché oggi è mercoledì, vado a mangiare la pizza. La solita pizza con pomodoro, pizza al pomodoro è la più buona ragazzi, prosciutto e pomodorini, lattughino, spettacolare. Questa volta però non ve la faccio vedere perché ormai penso l'avete capito, l'avete vista tante volte. Fatemi sapere, perché è veramente importante per me, se vi piace la nuova tipologia di video, quindi fare un vlog, un full day, un feeding e delle altre serie, magari quella delle ricette dal web, magari una a corpo libero e così via. Quindi attendo le vostre recensioni, grazie a tutti per la visione, noi ci vediamo al prossimo video.